vediamo la conclusione. Musumeci, ribattuta, ancora Musumeci, e ancora la risposta del Petrarca Padova. Trova da solo il numero 22, come ha saltato l'uomo, e poi va anche alla conclusione e guadagna un altro angolo da destra. E seguiamo ancora Rossetti, doppia conclusione per lui. Domestica bene il pallone, Rossetti va via, sulla destra, Rossetti ancora, ottimo pallone nel mezzo, è arrivata la conclusione, vicino al vantaggio la meta Catania con Venanzio. Andiamo a seguire l'azione del Petrarca Padova, costretti all'indietro, potrebbe arrivare una conclusione ed è quella del vantaggio da parte di Jader Fornari, eccezionale, lo definiamo così, primo pallone. Gol che spezza l'equilibrio. Prima vera occasione da gol del Bernardinello, gestita benissimo dalla grandissima capacità che ha Fornari in quel fondamentale. Come lì. Si è aggirato? Sì, con una velocità impressionante, perché ha appena spostato il pallone e si è fatto un po' sorprendere. Seguiamo la meta Catania, seguiamola. Conclusione di Osico, ci mette ancora il suo Bastini. Eccolo Rossetti che va al recupero, poi prosegue l'azione, ancora palla nel mezzo, qui Rossetti pecca forse di troppo altruismo, ancora Rossetti da solo, scarico all'indietro, rischia, infatti riparte Parrel, 3 contro 2, Rafinha, palla sul destro per lui, ottima la risposta e l'uscita di Ricordi. Fornari, non sfonda, Sutton, Rossetti, Sutton! Grandissima risposta di Bastini che si esalta giustamente perché ha salvato il risultato. Secondo tempo quindi, ottava giornata del campionato di Serie A di calcio a 5, Pala Este. E qui seguiamo in diretta però Musumeci. Ancora una nuova opportunità per i giocatori siciliani. In diretta Baisel, bravissimo Bastini. Partita tutta da vivere. Orghialba in avanti, Fornari, ancora Orghialba, sbaglia, ha sbagliato un gol fatto, ecco che parte Victor Mello e c'è il raddoppio, 2-0 Petrarca Padova a 9 minuti dalla fine del confronto, un calcio piazzato che potrebbe davvero essere importantissimo in chiave 3 punti. È un cecchino infallibile, perché veramente lui da queste posizioni qua sa leggere perfettamente quello che succede. Rossetti, arriva una conclusione forte da parte di Quintairos. Subito il 2-1, la partita è lunghissima, è tutta da vivere. Ecco Musumeci e d'un soffio Quintairos non trova appunto il 2-1. Seguiamo Baisel, ottimo pallone e arriva il gol di Sutton. Arriva il gol di Sutton, il 2-1 a 5 minuti e 37 dalla fine, cambia completamente il confronto. Seguiamo Baisel, ottimo l'assist sulla sinistra e stavolta Bastini davvero non può rispondere perché vedete non dà scampo Sutton, 2-1. Baisel, grande giocata di Baisel personale che porta sul 2-2 i suoi. Che giocata che ha fatto sulla destra Baisel. Bellissima giocata, guardate qui, Baisel, 2 su di lui e guardate dove la piazza, 2-2, grande qualità, guardate come è andato via sull'esterna destra e poi dove ha messo il pallone. Rafinha, Victor Mello, Rafinha, 3-2, 3-2 a 56 secondi. Dalla fine, 3-2. Andiamo a rivedere ancora la traversa, sotto misura arriva, eccolo, Rafinha, non può nulla Ricordi, 3-2. No, l'ha costruita Rafinha perché ha giocato quella palla importante per Mello. Finisce con il successo dei ragazzi di Luca Giampaolo che adesso va a fare i complimenti anche a Salvo Samperi, i due allenatori che hanno dato spettacolo stasera qui al Pala Este.